Iniziamo mettendo alla prova la tua attenzione ai dettagli. Guarda queste due amiche, Ariana e Brooke. Chi è secondo te la più ricca? È Ariana. Guarda, ha una borsa originale di Louis Vuitton. Cameron e Dean sono andati a pescare al lago in pieno inverno. Ecco le loro foto. Cameron è in posa con pochissimi vestiti anche se fa freddissimo. E Dean è in posa con il pesce gigantesco che ha pescato. Chi è il meno furbo? Dean, guarda bene. Il ghiaccio sotto i suoi piedi si sta crepando. È pericoloso stare lì. Everly e Jasmine stanno andando al lavoro e sono di fretta perché in ritardo. Everly ha preso la strada che fa di solito e Jasmine ha preso una scorciatoia. Chi delle due è in pericolo? Jasmine sta camminando vicino alle case, ma ci sono dei ghiaccioli che pendono ed è molto pericoloso camminarci sotto. Noelle e Nash stanno camminando. Chi dei due è in pericolo? Noelle, anche se Nash è cieco, ha un bastone e scoprirà che sul marciapiede c'è un buco. Noelle potrebbe non notarlo perché è concentrata sul suo cellulare. Per il suo anniversario di nozze, Charlotte ha ricevuto una collana di diamanti. La sera successiva ha cenato con delle amiche e gli ha mostrato la collana. Gliel'ha lasciata perché la guardassero mentre lei andava in bagno. Quando è tornata, la collana non c'era più. Oh no! Le amiche le hanno detto che l'aveva portata con lei. Prova a guardare le immagini prima e dopo e a indovinare dov'è la collana. Guarda il bicchiere con il succo di questa donna. Nella seconda immagine sembra che ci sia più succo, ma non è vero. Ha messo la collana di diamanti nel bicchiere e il livello del succo si è alzato. Esmin sta facendo una passeggiata nel bosco, ma si perde. Trova la casa di una strega e le chiede di indicarle la via per casa sua. La strega accetta, ma ha una condizione. Le mostra tre carte. Su due carte c'è scritto prigioniera e sull'altra c'è scritto libera. Sono a faccia in giù e Esmin non sa in che ordine siano. Se sceglie la carta libera, può tornare a casa. Altrimenti dovrà rimanere con la strega. Ma la strega le dà un aiuto. La prima carta prigioniera non è nel centro. La seconda carta prigioniera non è vicina all'altra. Che carta deve scegliere, Esmi? Se la carta prigioniera non è nel centro, si trova a sinistra o a destra. Se l'altra non è accanto a questa, non è al centro, ma sicuramente sull'altro lato. Quindi Esmi deve scegliere la carta al centro, che è quella che la libera. Eve deve accedere di nascosto al computer di sua madre per cancellare un'email che le ha inoltrato per sbaglio. Ma l'account le richiede una password che lei non sa. Per fortuna, trova un bigliettino con un aiuto. Qual è, secondo te, la password? Il secondo numero è quello che ottieni se moltiplichi le prime cifre. 3 per 5 è uguale a 15, 2 per 8 è uguale a 16, 4 per 5 è uguale a 20. Allo stesso modo, 4 per 9 è uguale a 36 e 7 per 8 è uguale a 56. Quindi la password sarà 3656. Gianna è la proprietaria di un'azienda che produce auto. Tre operai possono assemblare tre auto in tre giorni. Quante auto può assemblare un operaio in un giorno? Se tre operai assemblano tre auto in tre giorni, allora un operaio assembla un'auto in tre giorni. Quindi in un giorno un operaio assembla un terzo di un'auto. Eloise si è svegliata in un sotterraneo buio, illuminato solo da qualche torcia. C'è una porta, ma è chiusa. C'è anche un pannello con dei pulsanti di diversi colori e una targa con le lettere V, R e AB. Come può Eloise riuscire a scappare?
Le lettere da cui è formata quella strana parola chiave sono le prime lettere dei colori dei pulsanti che dovrà scegliere. Eloise deve premerli in questo ordine, quindi V per verde, R per rosso, A per arancione e B per bianco. A Mayel piace che tutto sia in perfetto ordine. La sua stanza è molto ben organizzata e anche la sua collezione di biglie numerate è divisa in tre scatole. Nella prima scatola ci sono le biglie con i numeri 1, 2 e 7. Nella seconda scatola ci sono le biglie con i numeri 1, 4 e 5. Le due biglie nell'ultima scatola hanno i numeri 6 e 3. Qual è il numero sull'ultima biglia nella terza scatola? La somma dei numeri sulle biglie in ogni scatola è 10, quindi il numero sull'ultima biglia della terza scatola è 1. Ashley arriva su una remota isola greca per passare le vacanze da sola. Tutte le persone del posto dicono sempre la verità e tutti i turisti mentono. Le si avvicinano due ragazze e una dice: «Ehi, io sono Paige e sono anch'io una turista qui. Questa è Sofia, lei è una del posto». Riesci a capire se entrambe le ragazze sono turiste o del posto? Poiché le persone del posto dicono sempre la verità, una di loro non direbbe mai di essere una turista. Quindi Paige deve essere una turista. Significa che sta mentendo sul fatto che Sofia è del posto. Anche Sofia è una turista. Calliope è la regina di una remota isola di cui nessuno ha mai sentito parlare e che non è segnata su nessuna mappa. Vuole essere sicura che sull'isola nascano più bambine, quindi approva una nuova legge. In ogni famiglia si deve continuare ad avere figli fino a che non si ha una figlia femmina. Quando arriva la femmina, non si possono avere altri figli. Con questa legge, quale sarà il rapporto uomini-donne nel paese dopo molti anni e generazioni? Con ogni nascita c'è il 50% di possibilità di avere un bambino o una bambina. Non importa quanti bambini nascono in una famiglia. Il rapporto sarà sempre più o meno di 1 a 1. Con questa legge ci sarà almeno una bambina in ogni famiglia. Anna ha ritrovato la sua vecchia collana, ora spezzata in 5 corte catenine, ognuna con 4 anelli d'oro. La porta dal gioielliere e gli chiede di aggiustarla. Il gioielliere le dice che il costo di riparazione è di $10 per ogni anello che deve aprire e risigillare. Siccome dovrà aprire un anello in ogni catena, il costo di riparazione sarà di $50. C'è un modo migliore e più economico per riparare la collana? Un modo più economico sarebbe aprire tutti i 4 anelli di una catena e usarli per sigillare le altre catene insieme. In questo modo il costo di riparazione per Anna sarebbe di $40. Ok, facciamo una pausa e divertiamoci un po'. Ti mostrerò delle emoji e il tuo compito è indovinare a quale film si riferiscono. Ecco le prime. Cosa ti viene in mente? Sì, il Re Leone, naturalmente. Facilissimo. Ecco le prossime. Idee? La Bella e la Bestia, un altro classico Disney. Questo è il mio preferito. L'hai visto? È Up, un film assolutamente da guardare. Proviamo con qualcosa di più recente. Lo riconosci? È Encanto. Allontaniamoci un po' dalla Disney. Conosci questo film? Sono certo di sì. È Alvin Superstar, un film sugli scoiattoli cantanti. Qualche idea qui? Un altro film con animali parlanti.
Stuart Little, naturalmente. Ok, pensi di poterlo riconoscere senza sbagliare? Proviamo. Una notte al museo, giusto? Questo è un film bellissimo. Credo che tu lo conosca bene. Certo, è il preferito di tutti, Dragon Trainer. Ecco il prossimo. Com'è il titolo? È Shrek. Ok, ultimo film per oggi. Devi indovinarlo a tutti i costi. Pets, vita da animali.